Benvenuti a San Gimignano. Abbiamo scelto per raccontarvi la parte sud-ovest un'azienda che negli ultimi 20 anni è diventata iconica, cosa non da poco. Perché lo è diventata? Perché sicuramente è riuscita a mettere nel calice in più sfaccettature l'essenza del suolo, l'essenza del territorio. Una vernaccia che possiamo tranquillamente definire pura, un compendio di rotondità, di morbidezza, di sale, di eleganza e di capacità di sfidare il tempo migliorandosi. Siamo al Colombaio di Santa Chiara, siamo nel borgo di San Donato, in un'azienda che nasce 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, con il contesto di valorizzare una parte di accoglienza e 4 ettari e mezzo di vigna. Ma ben presto, dal 2000 all'annata 2003, quando esce Selva Bianca, che è la vernaccia solo acciaio, che è una vernaccia che oggi è rappresentativa perché è prodotta in tante bottiglie, si parla sempre di un contesto artigianale, ma che esprime territorio, la purezza del territorio. Da lì, 2003, la svolta, e quei 4 ettari e mezzo iniziano a prendere volume, a crescere, e la famiglia Logi, 3 fratelli, con il padre sempre a fare regia rispetto all'attività, decide di fare focus sul vino. Cresce l'azienda, crescono i volumi, rimanendo in un contesto artigianale, e qui si scrive una storia che sta diventando significativa per la qualità del grande vino bianco italiano, non solo nei confini nazionali, ma nel mondo. E allora, credo che sia importante sentire la bellezza di questa storia, la ricchezza, la particolarità, le emozioni di questa storia dalla voce di uno dei fratelli, colui che il vino lo fa. E quindi lasciamo la parola ad Alessio, che vi accompagnerà in un viaggio dentro il mondo del Colombaio di Santa Chiara. Il Colombaio di Santa Chiara è un progetto familiare, nasce per volontà mia e della mia famiglia. Con Giampiero e con Stefano abbiamo cercato di creare una azienda di identità che raccontasse un territorio e che di questo territorio diventasse il portavoce. Ci troviamo nel luogo dove il Colombaio nasce, la cantina, l'anima della produzione del vino. Questi quattro muri, un luogo anche abbastanza piccolo, è stata per decenni la cantina in realtà della diocesi, e qui noi abbiamo incominciato da, mi piace quasi dire, da garagisti 20 anni fa, essendo una delle realtà più giovani della denominazione. Abbiamo mosso i primi passi e poi da lì sempre di più abbiamo cercato di perfezionare quello che è stata tutto ciò che mette insieme, che compongono gli ingredienti per una ricetta vincente. La famiglia è stata senza dubbio la ricetta più importante, perché mio padre, con il suo passato da mezzadro, dopo da dipendente di un'azienda agricola e infine da titolare dell'azienda, del Colombaio di Santa Chiara per l'appunto, Giampiero e Stefano con le loro esperienze che arrivavano anche da settori differenti, e l'entusiasmo mio che studiavo enologia in quel momento e ho provato a dare impulso a quello che poi è diventato questo progetto di sentimento, che coinvolge anche la terza generazione, posso già dire, perché i figli di Giampiero sono già entrati in azienda, e che vuole raccontare e valorizzare un territorio. Lo vogliamo fare perché noi a San Gimignano ci siamo nati, ci siamo cresciuti e quindi sentiamo proprio l'attaccamento a questi luoghi, a questa terra, vogliamo bene a tutto ciò che ci circonda. Siamo cresciuti in questo borgo, abbiamo giocato e corso con le biciclette, e quindi dare voce a questo territorio tramite una bottiglia di vino è quello che ci riempie di gioia. Siamo nel campo della Pieve, questo è un vigneto di particolare importanza per l'azienda. Uno è il vigneto che noi con le nostre mani 20 anni fa abbiamo piantato, quindi è qualcosa che ci ha fatto veramente assaggiare quando abbiamo iniziato il nostro percorso, che questa vita è una vita anche fatta di molte fatiche. Poi è significativo perché è il vigneto che ha dato
alla luce il vino, l'omonimo Campo della Pieve. È stato il vino che ha puntato i riflettori sul Colombaio di Santa Chiara. Era l'annata 2011 e si sono accorti di questo vino diverse guide italiane, quindi ecco, da essere l'aziendina giovane, anonima, ancora poco conosciuta, con il Campo della Pieve siamo quell'anno arrivati a ricevere tutti i più importanti riconoscimenti che potevano essere presi durante quell'anno. Ecco, quindi ha puntato i riflettori su di noi e da quel momento non voglio dire che non si siano mai spenti, ma insomma l'attenzione è rimasta alta nei confronti del Colombaio ed è anche per questo che lo sottolineiamo, ecco, come un vino importante. Vino importante perché ci ha portato nelle carte di tanti bellissimi ristoranti del mondo, italiani, non per ultimo Enoteca Pinchiorri, che dopo 25 anni di assenza ha deciso di rimettere in carta un vino del territorio di San Gimignano, il territorio di San Gimignano, con la vernaccia di San Gimignano, il Campo della Pieve e poi con l'ultimo nato nella scuderia del Colombaio, che è il Bacicolo, il nostro Cabernet Franc in purezza. Campo della Pieve è la rappresentazione della vernaccia di San Gimignano. Non abbiamo se sulla riserva, sull'albereta, c'è un dosaggio di legno, sul Campo della Pieve è vernaccia pura, vinificazione in cemento, affinamento sui lieviti per circa 15, 16, 17, 18 mesi, ecco, un periodo che decidiamo solamente dopo aver assaggiato. Ecco, quello che facciamo è un monitoraggio continuo del vino e anche della vigna, quindi una vigna fatta di sabbie plioceniche, quindi a San Gimignano si parla di sabbia plioscenica, si parla di calcare cavernoso come altra caratteristica abbastanza particolare del terreno. Infatti in una parte abbiamo più sabbie miste argille e invece nella parte terminale abbiamo terra che sfuma un po' più sul rosso e che dove compare il calcare cavernoso. Vino fatto di grande verticalità, mineralità, è un vino che rappresenta la vernaccia proprio per questa sua purezza, la vinificazione in cemento, laddove non intervengono i fattori esterni come il legno e poi il fatto che comunque noi decidiamo di tenerlo in cantina per più di un anno e mezzo, quindi si parla ormai da tempo e la vernaccia è diventato un vino, sta diventando sempre un po' più importante per il fatto che comunque gli è riconosciuta questa sua longevità. Noi aspettiamo quindi 18 mesi prima di commercializzarlo, quindi ecco, voler mettere in luce tutte quelle che sono le caratteristiche positive del vitigno e del vino. E qui eccolo nella sua forma migliore anche in quest'annata, che così semplice non è stata. I vigneti e le zone vitivinicole evocate sono quelle che alla fine, anche durante momenti più difficili, riescono a tirare fuori il carattere migliore. Dopo aver vissuto il meraviglioso ed emozionante racconto di Alessio, adesso si chiude il cerchio. Come? Assaggiando quel vigneto che avete visto e dando forma, essenza, sostanza alle parole di Alessio stesso. Qui, accanto a me, che custodisco con una certa cura, amore e attenzione, c'è Campo della Pieve 2021. È poco più di un ettaro il vigneto, produzione che a seconda dell'annata varia tra i 7 e i 10.000 bottiglie. L'essenza della vernaccia perché? Perché vive in cemento, non tocca altro contenitore e questo sapete quanto possa esaltare la purezza di questo vitigno. Poco più distante c'è un esemplare da cui nasce in un certo senso e si sviluppa e cresce, no? L'azienda stessa anche attraverso il Campo della Pieve. C'era un 2014 che vi dico a telecamere spente, poi assaggerò io, ma ve la racconto con calma nella prossima puntata, ok? Adesso invece concentriamoci sull'essenza di una vernaccia pura. Andiamo in degustazione. La prima cosa che colpisce è un impatto olfattivo delicato, sinuoso. Non stanca mai la percezione equilibrata ed elegante che esce dal calice. Anzi, l'invito è quello di ritornare ad olfattare e a sentire.
note, ma sicuramente c'è un aspetto agrumato che parla ancora di gioventù, ma molto delicato e leggero, tipo il mandarino. C'è una parte bellissima, che è quella vegetale, sana, balsamica, che cade poi nelle erbette aromatiche, che tende quasi ad avere una nota amaricante e finisce nell'elicrisio. E poi si inizia a intravedere quella punta di anice che sta uscendo fuori dal calice. C'è un piccolo accenno che è un qualcosa che arriverà nel tempo, che arriverà dopo il vetro, che ricorda quell'anima che tende a quella sensazione iodata. Naso elegante, ma naso già in equilibrio. Non c'è un qualcosa che fuoriesce di impatto, ma c'è la ricchezza della diversificazione di un aspetto delle scrittori che va già a creare un'amalgama invitante. Il sorso è una matrice di eleganza pura che si esprime attraverso due momenti che sono altrettanto interessanti, ma che vivono di una successione propria. L'ingresso spinge attraverso quella giusta energia della freschezza e dell'acidità che tende a ricordare quell'agrume delicato, e si allarga nel centro bocca, dove si crea una dimensione orizzontale, si apre un po' il vino per poi andare velocemente, in maniera dinamica, sostenuto sempre dalla freschezza, a restringersi in quella scia di sapore che è sale, il sapore del sale. La lunghezza di questo vino, la profondità del sapore gioca sul sale, e questo è probabilmente il marker più importante che il territorio lascia in questo vino. Il Campo della Pieve è un vino che naturalmente esce senza mai essere invasivo dalla logica di Alessio, dalla famiglia Logi, con una dimensione temporale importante, perché è godibilissimo oggi e non è difficile assaggiare il secondo sorso, anzi è un po' troppo facile, ma quello che invece dimostra sin da subito è la capacità di andare nel tempo. Sono due probabilmente i motori che lo portano ad andare avanti nel tempo: il primo, quella giusta energia acida che garantisce il profilo della longevità; la seconda, comunque, anche se una microsensazione più delicata, più sottile, più sottintesa nel vino stesso, ma che regala sapore, è la parte della sapidità. L'eleganza probabilmente è la cosa che emerge di più. Eleganza di territorio, vino che non ha bisogno di essere confrontato scomodando altri grandi nomi in giro per il mondo, perché questo vino qua è l'Ernaccia di San Gimignano, quindi cin, buona Ernaccia a tutti.